giuramento, poi il primo consiglio dei ministri per il nuovo governo guidato da Mario Draghi, con quattro veneti nell'esecutivo. Le imprese, segnale forte, molte aspettative. E sul governo il commento del direttore Baccialli: prevalenza di politici nel governo Draghi, e dopo Boccia arriva la Gelmini, ovvero un altro inutile ministero per l'autonomia. Singolare record per Trichiana nel Bellunese: da ieri sera il paese del libro è diventato anche il paese di ben due ministri, Daniele Franco ed il riconfermato Federico D'Incà, l'orgoglio di compaesani e amici. Nel weekend in giallo a Padova lotta agli assembramenti con il senso unico in centro, e nel pomeriggio il tampon spritz, test rapidi nelle piazze della Movida. Tragedia durante un'escursione sul Monte Grappa nel Bellunese: 55enne trevigiano scivola su una lastra di ghiaccio per recuperare il telefonino caduto e precipita in un dirupo, il dramma sotto gli occhi di un amico. Assalto in un'azienda orafa di Cassola: dopo quattro mesi di indagini i carabinieri arrestano 10 persone, tra questi un impiegato che aveva fatto da basista. La prima festa di San Valentino: ai tempi del Covid, la pandemia non cancella la voglia di regalare mazzi di fiori per celebrare la festa degli innamorati. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La politica in primo piano, giuramento e primo consiglio dei ministri oggi per il nuovo esecutivo guidato dall'ex presidente della BCE Mario Draghi, esecutivo di cui fanno parte quattro ministri veneti. Non è ancora mezzogiorno quando Mario Draghi giura come presidente del Consiglio dei Ministri di fronte al capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo di lui sfila la squadra di 23 ministri che si è scelto con ben quattro veneti. Posti distanziati, niente strette di mano, solo auguri di buon lavoro e ringraziamenti a bassa voce, da dietro la mascherina, scambi di sguardi, piccoli gesti. Giura per primo il riconfermato Federico D'Incà, Movimento 5 Stelle, ministro ai rapporti con il Parlamento. Bellunese di Trichiana, come un altro membro del nuovo esecutivo, Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato, per lui il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giura la vicentina Erika Stefani, già ministro degli affari regionali nel primo governo Conte, ora la disabilità. Giura il veneziano Renato Brunetta, Forza Italia, che torna alla pubblica amministrazione. Completa la rappresentanza del Nord-Est Stefano Patuanelli, triestino, che lascia il MISE per il Ministero dell'Agricoltura. Le aspettative verso il nuovo governo sono alte. Nasce un esecutivo di spessore, ci conforta la presenza di ministri tecnici fuori classe, afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, e ci conforta l'ampia rappresentanza dei veneti, che siamo certi sapranno farsi portatori e promotori delle istanze della nostra regione. Siamo sicuri che il governo Draghi dimostrerà ascolto e sensibilità nei confronti delle imprese, gli fa eco il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, che a sua volta si sofferma sulla significativa presenza, per nulla scontata, visto gli esecutivi del passato, di rappresentanti di casa nostra. Uniti per mettere in sicurezza il paese, dice Draghi al primo consiglio dei ministri che si è tenuto già nel pomeriggio. Poco prima il passaggio della campanella con Giuseppe Conte, uscito da Palazzo Chigi tra gli applausi, dalle finestre dei dipendenti, con cui ha condiviso un anno e mezzo di lavoro in uno dei periodi più difficili per l'intero paese. E sul nuovo esecutivo sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Non vogliamo dire che la montagna ha partorito un topolino, però ci aspettavamo molto di più dopo questa crisi di governo scatenata da Renzi e il Presidente della Repubblica, che ancora una volta ci ha impedito di andare a votare. Ancora una volta abbiamo dovuto subire le decisioni prese dall'alto, e quindi ci aspettavamo, se non altro, un governo nuovo, veramente all'altezza della situazione, con dei super tecnici e una prevalenza di super tecnici. I tecnici ovviamente ci sono, ma ci sono 15 politici rispetto ad 8 tecnici, sono tante facce vecchie già viste, a partire da Di Maio, lo stesso D'Incà, che ricoprono gli stessi incarichi, la Lamorgese, e poi insomma altri politici che sono rientrati in qualche modo dalla finestra, come per esempio Franceschini alla cultura. E quindi Draghi ha dovuto cedere evidentemente alle pressioni quando hanno saputo i partiti che il Presidente del Consiglio incaricato non parlava, non comunicava e non sembrava così assecondare i desiderata delle varie fazioni
in campo, allora è stato il panico, e quindi sono incominciate le richieste. Alla fine Draghi, come altri presidenti del Consiglio incaricato nella storia repubblicana, ha dovuto procedere col manuale Cencelli, accontentando un po' tutti. La cosa che colpisce in modo particolare è la svolta U di due partiti molto popolari, populisti, come la Lega e come anche i 5 Stelle. I 5 Stelle si sono imborghesiti e si sono completamente polverizzati, si sono spaccati, e quindi ormai contano come il 2 di picche presso il loro elettorato. E la Lega è diventata improvvisamente europeista. Io non so quanto gioverà al Carroccio questa svolta. Sembra quasi che Salvini abbia preso consiglio dal suocero Verdini, perché non si capisce come abbia potuto improvvisamente diventare no euro. Tant'è vero che sul fronte dell'autonomia, ancora una volta, Salvini ha dimostrato di non avere alcun interesse, perché è vero che la Lega ha ottenuto lo sviluppo economico, che è importante come ministero, come anche quello del turismo, come anche quello della disabilità. Ma Erika Stefani ha fatto una battaglia straordinaria per l'autonomia, e all'autonomia andava dato maggiore riscontro con un ministro della Lega che avrebbe dovuto seguirla nuovamente. Invece è andata alla Gelmini. Figuratevi la Gelmini che interesse e che attenzione può avere per l'autonomia e per il referendum del 2017, sono passati più di 1000 giorni da quel 22 ottobre del 2017, quindi un altro schiaffo ai veneti che sono andati a votare al referendum. È triste dirlo, è triste, ma speravamo che almeno su questo versante ci fosse da parte di Salvini un interesse e un impegno maggiore. Sarà un governo che così traghetterà l'Italia fino alle prossime elezioni, sempre che prima o poi ci facciano votare, ma ovviamente si voterà, e allora a quel punto non si potranno fare più i giochetti che abbiamo visto anche in queste circostanze. A Trichiana ora giorno di festa, da ieri sera il Paese del Libro può vantare di aver dato i Natali a ben due ministri del neonato governo, Daniele Franco e Federico D'Incà. Vediamo. Due ministri del Paese del Libro, Trichiana, poco meno di 5.000 abitanti, da ieri può vantare un primato più unico che raro. Il colpo di scena ieri sera, la lettura della lista dei ministri del governo Draghi. Il primo a essere indicato è stato l'uscente pentastellato Federico D'Incà, la cui riconferma non era per nulla scontata. Lambo secco sulla ruota di Trichiana è scattato quando il presidente Draghi ha fatto il nome di Daniele Franco al Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Nato a Trichiana nel 1953, papà geometra del catasto, mamma insegnante, Franco arriva presto nel capoluogo dove frequenta le scuole fino alle superiori. Daniele era una persona impegnata, seria, eppure simpatico anche, non era certo un secchione. Però bravo, simpatico, anche impegnato nel volontariato. Un giovane con la stoffa del leader e dell'organizzatore già dai tempi della scuola. A lui il Rotary con la BM e la provincia nel dicembre del 2017 gli conferirono il premio dedicato ai bellunesi che hanno onorato la provincia nel mondo. Fu un riconoscimento che gradì in modo particolare, perché per l'ennesima volta aveva modo di valorizzare quel rapporto con la sua terra d'origine, a cui tiene moltissimo, anche se, data la riservatezza del suo profilo, magari non emerge sempre chiaramente. A Trichiana la soddisfazione è indescrivibile. Una grandissima soddisfazione, sto ricevendo messaggi da parte di tutti i cittadini di Borgo Valbelluna che sono veramente contenti, entusiasti della nomina dei due ministri, della riconferma per Federico D'Incà e per la nomina di un altro suo illustre concittadino come Franco. Il nome di Franco, già direttore generale della Banca d'Italia, circolava da giorni, mentre per Federico D'Incà la sorpresa è stata doppia, soprattutto in famiglia. L'orgoglio del papà stamattina all'uscita dall'edicola. Io sono anche molto orgoglioso, soprattutto per la nostra provincia, perché Belluno è la provincia di nessuno. Se vogliamo buttare via l'ipocrisia, intanto adoperiamo e che lavorino tutti.
Io sono dell'avviso che adesso non c'è più, io spero che non ci sia più nessun pretesto per trovare il bello, il brutto, il buono. Adesso vedono i risultati di chi che la voglia lavorare. Da buon bellunese, perché se no se stira sulle maniche non viene via fora i risultati. A Trissino, ora comune della Valle del Lagno, si assiste per la seconda volta al giuramento di Erika Stefani. Unanime l'opinione dei concittadini che l'hanno vista crescere. Siamo orgogliosi. Sono contenta di questo onore. Sono felice perché almeno è una delle nostre. Sono molto contenta. Siamo felicissimi, molto felici. È un traguardo importante. Per lei, per tutti noi altri. È un ministero importante anche della disabilità e speriamo che porti avanti anche bene il comune, anche delle persone più in difficoltà. Ecco. Curiosi. Orgogliosi, in una parola, specie le donne che non dimenticano il percorso in termini di sensibilità e competenza maturate per la ministra vicentina che si è occupata non solo di giustizia e autonomia ma anche di temi sensibili quali femminicidio e infanzia. La conosco come... diciamo come il ministro, perché c'era anche prima, speravo insomma che rimanesse al governo in questo momento. Contentissimi. E perché? La nostra paesana ha sempre fatto pulito. Bravissima. Non è che venga qua tanto, ma andiamo a fare la spesa, delle volte la troviamo lì. È una persona buona che viene da una famiglia semplice e che si è fatta con le sue mani la sua carriera. Lei la conosce di persona? Sì, è passata, si è presentata, mi sembra una persona molto in gamba. Speriamo che porti avanti qualcosa per gli italiani. Dal giornalaio di fronte al municipio, alle persone che spesso la incontrano al mercato, ai cittadini che fanno la spesa al market di famiglia, la conoscono fin da piccola, l'hanno apprezzata da vice sindaco e assessore comunale in quota Lega e fanno il tifo per lei e perché si faccia portavoce delle istanze del Veneto. Una ragazza molto affabile, molto gentile. E l'augurio che arriva da Trissino è unanime. Forza Erika! E tra i ministri veneti torna anche il veneziano di Forza Italia Renato Brunetta. Sentiamo i commenti all'indomani delle nomine. Scelta di Mario Draghi di istituire un apposito ministero con portafoglio al turismo è assolutamente condivisibile, l'appoggiamo al 100%. Noi stessi la stiamo chiedendo da molti anni perché per troppo tempo in Italia abbiamo considerato il turismo come una cosa non strategica, come un settore non importante. Invece in realtà di fatto è uno dei pilastri economici del paese. Soddisfatto l'assessore comunale al turismo per la scelta di Draghi, che nel suo governo comprende quattro ministri veneti, tra cui il veneziano Renato Brunetta, che torna ad occuparsi della pubblica amministrazione come ha fatto dal 2008 al 2011. Io credo che debba essere una soddisfazione più che di Forza Italia della città, perché Renato è sicuramente un nostro concittadino e che con i problemi che ha la città, sicuramente, anche se non è il suo ruolo perché lui è ministro della pubblica amministrazione, ma sono certo che in Consiglio dei Ministri saprà anche far valere le ragioni di Venezia e che tutti noi sappiamo quali siano le difficoltà della città. Renato si era anche impegnato nella riscrizione della legge speciale per Venezia, quindi noi confidiamo che al di là del suo incarico, che è comunque un incarico delicatissimo e difficilissimo per quanto riguarda riformare la pubblica amministrazione, ma soprattutto noi siamo convinti che possa dare un aiuto alla città e in questo momento Venezia ne ha tanto bisogno. È proprio questo l'appello unanime che arriva dalla Laguna. Venezia deve ovviamente essere considerata, deve ovviamente essere di fatto la piattaforma da cui far ripartire l'economia turistica per il nord Italia insieme alle altre città d'arte, e questo noi stiamo chiedendo al governo, lo chiederemo anche al nuovo ministro, a cui auguriamo ovviamente buon lavoro, nella speranza che il fatto che ci siano più ministri veneti e più ministri anche nel nord Italia consenta a queste nostre regioni di avere maggior voce in capitolo, maggior considerazione rispetto a quella avuta nel precedente governo, che era invece a trazione assolutamente meridionale. L'altra questione importante per il Veneto è l'autonomia, di cui ora si occuperà Maria Stella Gelmini, ministro agli affari regionali. Siamo certi come veneti, come tutti i parlamentari veneti, che Maria Stella Gelmini saprà portare avanti finalmente le istanze di autonomia che dopo il lavoro di Erika Stefani si erano a nostro avviso bloccate. Crediamo che
a differenza di quanto detto da qualcuno, da qualche tecnico in questi giorni, maggiore autonomia significa maggiore responsabilità, ma soprattutto in un momento di grave difficoltà permette ai cittadini di sentirsi più vicini alle istituzioni. Il popolo veneto ha votato in maniera chiara e credo che sarà impegno di tutti i parlamentari, a prescindere dallo schieramento politico, proprio perché è un governo di unità nazionale, portare avanti il tema dell'autonomia che tutti i veneti, a prescindere dal loro orientamento partitico, hanno così in maniera importante sostenuto. Piste aperte in Veneto a partire dal 17 di febbraio, lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione Zaia, che prevede appunto norme più rigide sia per quanto riguarda la capienza massima degli impianti sia per quanto riguarda il numero di presenze sulle piste. Governatore Zaia, che sarà ospite della nostra edizione trevigiana dei telegiornali a partire dalle 19.30 per commentare anche quella che è la nuova situazione politica che si è venuta appunto a determinare con il giuramento del nuovo governo e la nomina dei ministri. A Padova ora tamponi in piazza su base volontaria per i giovani che vanno a bere lo spritz, tantissimi in coda davanti al Duomo di Padova. Da un lato i tavolini del bar affollati nell'ora dello spritz, dall'altro la fila per farsi il tampone. Padova, sabato pomeriggio, nel sagrato del Duomo, sono state allestite due grandi tende della protezione civile. All'interno i medici eseguono lo screening rapido antigenico per rilevare la presenza del Covid-19. Tutti in fila, non solo i giovanissimi under 25 arrivati in centro per l'aperitivo, ma anche anziani e genitori che accompagnano i figli. I primi a testare il tampon spritz, così lo aveva definito il presidente del Veneto Luca Zaia, sono stati il sindaco Sergio Giordani, accompagnato dal vescovo di Padova e dal vice sindaco Micalizzi e dall'assessore Bonavina. L'iniziativa fa parte di uno screening regionale condotto dal professor Baldo dell'Università di Padova, che sta portando avanti uno studio per mappare la diffusione del Covid nella popolazione veneta. E tra le varie disposizioni messe in campo per evitare assembramenti, a Padova è stato istituito il senso unico per i pedoni per regolamentare l'afflusso di gente nelle vie dello shopping. Transenne per chiudere i lati alle 14 in punto di sabato, Canton del Gallo, punto finale di via Roma in centro a Padova, diventa senso unico per i pedoni. Sono entrate in funzione per la prima volta le disposizioni emanate dal comune per evitare folle assembramenti che si sono registrati invece nel precedente fine settimana lungo le principali vie dello shopping di Padova. Da Prato della Valle si può camminare su Corso Umberto e via Roma solo in direzione delle piazze, per tornare indietro invece si utilizzano le vie secondarie del ghetto oppure via del Santo, le riviere. Canton del Gallo, tra Piazza delle Erbe e Palazzo Moroni, è il checkpoint più presidiato. Perché non si può tornare così. Direzione consigliata, da Prato della Valle si può andare solo verso Palazzo Moroni, poi si utilizzeranno le strade secondarie per tornare indietro. Il primo sabato di prova dell'assenso unico pedonale, un'idea che è stata ben vista anche dai commercianti. Più soddisfatti del provvedimento i negozianti delle vie secondarie, mentre quelli di via Roma storcono un po' il naso, come Roberto, titolare di un'occhialeria. A livello di assembramenti rispetto a sabato scorso sicuramente meno gente. Però comunque la mattina una bella giornata. Al pomeriggio non so come andrà. La gente però sembra gradire l'iniziativa. Assolutamente d'accordo. È una buona iniziativa. Sì, anche perché io vado a piedi. Per cui. Oh, credo che bisogna trovare un modo e se tutti i negozi sono aperti ovviamente qua c'è assembramento. Quindi se questo può essere un modo, ha senso farlo? Iniziativa utile? Per me sì, l'abbiamo fatta. Il passaggio di persone infatti sembra più ordinato, 35 vigili, 15 volontari della protezione civile, pattuglie della polizia e carabinieri che controllano la situazione, pronti ad evitare intasamenti anche sull'Istone. Pubblicità, ora restate con noi, altre notizie di cronaca tra pochi istanti.
Rieccoci in diretta, proseguiamo con la cronaca. Un escursionista 55enne di Crocetta del Montello, Paolo Spagnolo, è morto stamane dopo una rovinosa caduta sul Monte Grappa ad Alano di Piave. A dare l'allarme un compagno di gita. I due stavano percorrendo il sentiero Rommel nella valle Schievenin, un itinerario della Grande Guerra. Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino, l'uomo sarebbe uscito dal percorso per raccogliere il telefonino che gli era caduto, scivolando su una lastra di ghiaccio e finendo nel vuoto. Mentre il soccorso alpino di Feltre si preparava in supporto alle operazioni, è decollato l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che ha prima individuato l'escursionista che aveva dato l'allarme, poi è sceso sulla verticale rintracciando il corpo della vittima alcune centinaia di metri più sotto. 4 mesi di indagini, 10 arresti, operazione dei carabinieri che hanno individuato i responsabili dell'assalto alla galvanica GMP di Cassola lo scorso 24 settembre. Tra gli arrestati un basista. Era il 24 settembre dello scorso anno, un comando fece irruzione alla GMP galvanica di Cassola con pistole alla mano, immobilizzato i pochi operai presenti in pausa pranzo. 10 arresti in tutta Italia, da Milano a Napoli, Barletta, ma anche nel Bassanese. Arrestato il basista, impiegato all'interno della ditta, incensurato Riccardo Zonta di Cassola, che avrebbe lasciato aperta la porta sul retro. Ancora Carlo Scudiero, 33enne di Bassano, e il 38enne Marco Bonotto di Colceresa, per aver accompagnato i malavitosi in ricognizione qualche giorno prima. Personaggi di un certo spessore criminale con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e reati predatori. Io sono particolarmente soddisfatto di questo risultato investigativo, che nell'arco di 4 mesi è riuscito a individuare tutto il gruppo, quindi sia i fiancheggiatori, gli esecutori materiali e gli organizzatori di questa rapina. L'operazione, denominata Brass and Gold, si è avvalsa anche delle indagini investigative del RIS di Parma. Ha coinvolto 40 uomini dell'arma di Bassano e altri 40 del territorio nazionale, richiesto 4 mesi di serrate indagini. Ci tengo comunque a esprimere la mia massima gratitudine e la mia soddisfazione ai miei collaboratori della sezione operativa, di tutta la compagnia, che nella fase delle indagini e nella fase esecutiva hanno veramente lavorato con grande professionalità. I miei complimenti. Resta molto forte anche nell'anno del coronavirus la devozione a Sant'Antonio. Crescono i fedeli sul web. 1 milione di persone hanno pregato in questi mesi grazie alla messa trasmessa ogni giorno su Rete Veneta, emittente del nostro gruppo Media Nord-Est. La benedizione di Padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio. Che emozione! La statua con le reliquie di Sant'Antonio sorvola Padova e la sua basilica. Attimi di vita e di fede che Rete Veneta, attraverso una maratona ininterrotta di 17 ore, ha portato nelle case di centinaia di migliaia di telespettatori in un 13 giugno 2020 che nessuno potrà dimenticare. Alla vigilia di una grande festa antoniana, la festa della traslazione delle reliquie del santo, con il ritrovamento 758 anni fa della lingua incorrotta di Antonio, il frate francescano continua a essere vicino alla sua gente e lo fa anche attraverso il piccolo schermo, grazie alla Santa Messa trasmessa ogni giorno alle 18 da Rete Veneta, la domenica con doppio appuntamento, il primo alle 11 del mattino. Se nella Basilica di Padova, una tra le più amate e conosciute al mondo, il calo fisico dei pellegrini è stato sensibile a causa del coronavirus, non lo è stata la devozione a Sant'Antonio, vicino alla sua gente anche nell'anno terribile della pandemia. Dei frati, custodi delle sue reliquie e della sua memoria, che cercavano il modo per continuare a portare Sant'Antonio consolatore alla gente, la nostra emittente è diventata uno strumento con un impegno quotidiano di uomini e donne, tecnici e giornalisti, culminato sabato 13 giugno, 8 mesi fa. L'elicottero e il personale del comando operativo Forze Nord dell'esercito italiano hanno portato Sant'Antonio a sorvolare i luoghi simbolo della pandemia. Le telecamere di Rete Veneta lo hanno accompagnato nelle vostre case, insieme alle grandi emozioni vissute da ognuno di noi, testimoni della fede dei pellegrini, delle loro storie di vita, racchiuse nel giglio portato in dono o nel cero acceso. Una devozione che ha cambiato forma grazie alla creatività dei frati del santo. Sulla pagina Facebook sono state raggiunte più di 6 milioni di persone, 1.200.000 solo il 13 giugno.
Il sito ufficiale della Basilica ha avuto quasi 1 milione di utenti. Quasi 1 milione i telespettatori che dall'inizio del primo lockdown hanno seguito la Santa Messa e il Rosario quando trasmesso su Rete Veneta. Domenica 14 febbraio, durante le messe trasmesse alle 11, cui seguirà la consegna del premio Bontà Sant'Antonio, e alle 18 faremo ancora una volta insieme a tutti voi che continuate a seguirci memoria di uno straordinario miracolo di Antonio. La sua lingua venne ritrovata incorrotta 32 anni dopo la sua morte da Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dei frati francescani, durante la ricognizione dei resti del santo. La lingua di Antonio, miracolo vivente, è tuttora visibile nel reliquiario della Cappella del Tesoro. Sant'Antonio continua a parlare e lo fa attraverso i suoi frati e gli strumenti da loro individuati. San Valentino ormai alle porte, ma la pandemia sembra non avere cancellato la voglia di romanticismo. Per San Valentino 50 rose rosse? Assolutamente, certo. Rose rosse per te. L'anno scorso la festa dedicata agli innamorati di tutto il mondo era passata indenne, ma quest'anno rimaneva l'incognita, con il punto interrogativo se il Covid si fosse portato via anche tutto il romanticismo. Per San Valentino sta andando bene, abbiamo un sacco di prenotazioni, di ordini, perché comunque il Covid non ha fermato questa meravigliosa tradizione degli innamorati, che appunto mostrano il loro amore attraverso i mazzi di fiori e attraverso le rose rosse, che sono il simbolo di San Valentino. Avevamo un po' questa paura, però in effetti abbiamo riscontrato questa cosa con tantissimi mazzi di fiori, rose e quant'altro. E allora non resta che rimanere in attesa di un bel mazzo di rose rosse che tanto sanno dichiarare anche senza parlare, a buon intenditore poche parole. L'amore assolutamente vince su tutto. E il tuo cuore lo sa. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo alle 19.30 l'appuntamento con il TG di Treviso, ci sarà anche il presidente della regione Luca Zaia. È tutto dunque, ci salutiamo dando uno sguardo al meteo con le previsioni per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Grazie all'alta pressione avremo un tempo asciutto e stabile, ma sarà una domenica piuttosto fredda a causa di correnti gelide che continueranno ad affluire sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un tempo decisamente buono, a prevalere sarà il sole e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà totalmente sereno e sgombro da nubi ovunque. Venti di bora in attenuazione, ma temperature che saranno ancora piuttosto rigide, minime ampiamente sotto lo zero, di giorno invece si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Anche qui tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni. Cielo terso e limpido. Temperature minime tra meno 1 e meno 7 gradi, massime invece sui 5-6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, piogge assenti, non cambia il tempo, anche qui infatti sarà asciutto, stabile e anche ampiamente soleggiato. Temperature minime intorno ai meno 8 gradi, massime sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.